principali del sistema della cooperazione in Burkina Faso potessero intervenire e portare la loro visione, il loro contributo specifico su come effettivamente proporre l'articolazione tra gli snodi in una chiave evolutiva. Quindi evidentemente si parte dalla propria esperienza e lo si fa appunto in chiavi di prospettiva. Questo è importante appunto perché si riesca a valorizzare al meglio l'occasione di questo workshop, di questa occasione di incontro e di lavoro comune in chiave di prospettiva. In questo modo saremo effettivamente in grado anche di promuovere realmente una cultura della cooperazione che sicuramente intorno al caso del Burkina può essere assolutamente fatto anche per le specificità degli attori presenti e diciamo delle esperienze presentate. Ripeto specificamente comunque quali sono i punti di discussione, le tre domande che sono state presentate, quindi che sicuramente aiutano nella presentazione di ciascuno dei panelisti, quindi come costruire i legami tra gli snodi, attraverso quali strumenti comuni, in quale prospettiva di integrazione, accompagnamento e sostegno. Credo che chiaramente poi quello che verrà svolto nel corso dei due panel successivi avrà un approfondimento tematico importante. Sicuramente comunque le tematiche più in generale che sono state presentate, quindi il discorso del contributo alla sicurezza umana, alla cooperazione economica, il dialogo di pace interculturale e interreligioso, comunque sono delle tematiche anche di fondo sulle quali probabilmente avverranno anche dei contributi nella prima fase. Avremo anche nel corso di questa presentazione anche la possibilità di avere un confronto con il sistema francese e che ci sarà anche di utile spunto nella strutturazione, in qualche modo nella convergenza verso un sistema italiano della cooperazione. Ecco, quindi a questo punto prego di intervenire, ricordo che sarò attualmente l'italiano nella seduta della tempistica e quindi invito Sergio Peruso e Ilaria Carabina di Fondazione Forafrica. Grazie, buongiorno a tutti, mi chiamo Sergio Peruso, responsabile della relazione internazionale dell'ANCI, l'associazione che rappresenta le fondazioni di origine italiana in Italia, sono tra molte fondazioni, sono vari commento dire, solo perché andremo un po' forse fuori tema, comunque non è al nostro sito, si sente? Si sente adesso? Sì. Dicevo, le fondazioni di origine bancaria omettono di fare alcune considerazioni, alcune spiegazioni, le rimando sul nostro sito altri che abbiamo, altrimenti vi dilungherei troppo, non starei nei 5-7 minuti che il Presidente Cattani giustamente impone a noi panelisti per avere una visione un po' completa di quello che è il caso Burkina Faso di oggi. Burkina Faso è un'espressione che ci sta molto a cuore con la Fondazione di Origine Bancaria. Le fondazioni l'hanno voluto, lo sostengono e mi è iniziata nel 2014, un anno fa. Devo dire, dopo una esperienza fortemente positiva di quella che è stato un altro intervento precedente delle fondazioni in Africa, sempre nel Nord Uganda e in Senegal, per 5 anni, dove le fondazioni si sono impegnate in un progetto concreto di intervento in queste regioni e quindi hanno potuto proseguire al termine dell'iniziativa in Nord Uganda e in Senegal con un altro progetto individuando il Burkina Faso. Il paese Burkina Faso è come dire, si è concentrati sul Burkina dopo un dialogo forte continuo che è stato a suo tempo con il ministro allora Riccardi della cooperazione internazionale, con intensi rapporti con il ministro degli esteri, in particolare con la dottoressa Belloni e a suo tempo il ministro Belloni della DGS. Burkina Faso, rispetto alla precedente iniziativa, vista in Senegal e Nord Uganda, avviata da 4 fondazioni di origine bancaria, che sono carico con Paschi di Siena, Compagnia di San Paolo, Fondazione Caritas, ha registrato un'evoluzione, un valore aggiunto notevole, come lo ricordava il Presidente Cattani.
Nel Burkina Faso partecipano 28 fondazioni, forse abbiamo 29 o 30 fondazioni, ancora qualche una si aggiunge per motivi operativi legati interni alla decisione, al processo decisionale delle fondazioni. Quindi 28 fondazioni di origine bancaria partecipano nel caso Burkina Faso. E mi piace ricordare uno degli elementi, uno degli spunti che il presidente Cattai disse, che l'approccio economico è sicuramente molto importante, ma è un elemento, uno soltanto dei tanti altri, senza sminuire l'importanza, ma non, senza nello stesso tempo esaltare, enfatizzare l'esclusività dell'apporto economico. Ed è così, condivido perfettamente questo, perché il contributo finanziario, che è un atto immediato, istantaneo, dopo un processo decisionale più o meno rapido, si esaurisce. La volontà invece di dedicare tempo, risorse e energie, prospettive e sinergie nell'organizzare un intervento, un'iniziativa, vale molto di più, è molto più laboriosa, molto più efficace, rappresenta sicuramente un impegno maggiore di quello che potrebbe essere il vero apporto finanziario. Nel Burkina Faso è un processo che dura 3 anni, è cominciato nel 2014, siamo nel secondo anno, 2015 prosegue nel 2016 con un apporto finanziario di 4,5 milioni. Ma ripeto, non è questo che mi interessa sottolineare, è la volontà che si è voluta all'interno delle fondazioni cercare di attuare un microsistema veramente piccolo, uscendo da quello che è il contributo e la volontà di cooperare insieme tra le fondazioni, che già di per sé è altamente significativo. Ci sono 88 fondazioni di origine bancaria in Italia. Riuscire a trovare delle sinergie tra tutte le fondazioni, dove le fondazioni per legge, non dei soggetti privati, ma normativamente disciplinate per legge, devono intervenire nel territorio di propria competenza nei settori del sociale e puntare allo sviluppo locale, economico, sociale del territorio in cui operano, ecco il salto qualitativo, il valore aggiunto che le fondazioni hanno voluto dare in un intervento di cooperazione internazionale è proprio questo: dare il significato di uscire da quello che è l'ambito territoriale, regionale o nazionale e avere una proiezione internazionale. Per quanto non rappresenta il principale settore di intervento delle fondazioni, le fondazioni operano in altri settori che vanno dalla ricerca scientifica, arte, cultura e così via. Però è sicuramente un aspetto che dimostra la volontà delle fondazioni di agire insieme, e agire insieme con una finalità ben precisa di cercare di portare, tramite il contributo di idee, economico e di esperienze, allora dico semplicemente, non è il valore aggiunto che le fondazioni hanno dovuto portare nel caso Burkina Faso, non è soltanto una manifestazione concreta della volontà delle fondazioni di mettersi insieme, ma di ampliare questo loro sistema, cercare di coinvolgere quello che è il documento che mi compiaccio fortemente, nel documento che ha presentato il Foxy, che è qui a disposizione, dove viene illustrato la mappatura degli snodi. Ecco, vedo la lettura, leggendo quel documento, vedo esattamente quello che in qualche modo abbiamo realizzato: il coinvolgimento degli enti locali, il coinvolgimento delle organizzazioni non governative, il coinvolgimento delle associazioni dei migranti, del Burkina Faso, delle varie istituzioni locali che operano nel paese. Questo di per sé, se lo leggete in un'ottica che va fuori dall'apporto economico, è uno sforzo che rappresenta una volontà politica di strategia di cominciare a ragionare in termini di microsistema, nella speranza, e assolutamente d'accordo, che il sistema un po' più allargato debba essere in sede di Ministero, con il Consiglio Nazionale di imminente, come il Ministro ci diceva, il Consigliere Politico ci diceva, di imminente convocazione, con l'avvento dell'Agenzia che dovrebbe veramente mettere in pratica tutti i vari progetti che si intendono fare in Burkina Faso. Mi piace ricordare una parolina soltanto che usavamo, un'espressione che si usava nelle fondazioni, che abbiamo preferito capofonte in molte circostanze: si parla sempre dal dire al fare, un processo dal dire al fare, l'abbiamo capovolto dal fare al dire. Abbiamo preferito in molti casi fare
quello che veramente sentivamo e poi cercare umilmente di dare una dimostrazione, una spiegazione di quello che abbiamo voluto fare. Ecco, questo è il minimo umile apporto delle fondazioni nel caso del Burkina Faso. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti, io sono Italia Carmina e continuo l'intervento, nel senso che ci siamo organizzati in un doppio intervento, nel senso che adesso, dopo una presentazione più generale, grazie a Sergio, vi darò più nel dettaglio di come il progetto concretamente interpreta il sistema. Proverò a rispondere a alcune delle domande che sono state poste. Per il progetto, prima di tutto, è importante ricordare interviene in Burkina su alcune tematiche nell'ambito del programma sulla sicurezza alimentare, che lavora con 6 organizzazioni, che qua cito sono APRA, CESPI, CISP, LDA, Malintese, Fondazione dello Sviluppo della Biodiversità, e lavora con 27 associazioni di migranti, perché uno dei focus del programma è il lavoro per lo sviluppo e l'azione transnazionale svolta dai migranti, che per noi è fondamentale per il nostro programma. Il nostro progetto, il nostro programma intende superare quella che è la modalità più classica delle fondazioni fino ad oggi, prima dell'intervento di fondazione infografica, un approccio per progetto su una stessa tematica ad un intervento complementare per promuovere un lavoro dei programmi per avere una visione più plurale, multidimensionale e articolata delle azioni. L'ottica sistemica, ovviamente, rispetto alle azioni, rispetto agli autori e rispetto ai territori di intervento, che prevede delle scelte di fondo operative e procedurali per poter lavorare nel nostro microsistema, per questi attori, chiaramente c'è bisogno di lavorare sul pieno coinvolgimento delle forze implicate, strategie miranti a migliorare dei percorsi che esistono e che sono anche più lunghi del nostro progetto. E il nostro progetto, è importante ricordare, che si poggia sulla presenza di attori già radicati nel territorio, interviene per un determinato periodo di tempo, dopodiché il progetto si concluderà. Invece l'importanza è il lavoro che gli attori continuano a fare e quindi cerca di dare un contributo. È un sistema che si inserisce in un luogo e in un determinato periodo di tempo. Il programma prevede 3 tipi di azioni per lavorare al sistema. Prevede un coordinamento strategico dentro delle fondazioni rispetto alle azioni dei partner che hanno uno scopo condiviso, co-progettato, co-gestito per promuovere sinergie, buone pratiche e capitalizzazione, sperimentare nuovi approcci. E rispetto a questo coordinamento il sistema per noi si esplica a valle, a monte e a valle. A monte proprio della coprogettazione, nel senso che la coprogettazione è fondamentale per tutti gli attori, altrimenti non è possibile chiaramente realizzare questo sistema, e gli attori per noi sono gli attori della coprogettazione, gli ONG, attori più classici, altri attori quali le associazioni della diaspora, come ho detto prima, e la collaborazione con gli enti locali, che per noi è fondamentale. A valle invece significa svolgere un ruolo di coordinamento diretto rispetto a queste azioni, quindi parlo di coordinamento proprio legato a questo tipo di attività. Importante è la valorizzazione delle reti territoriali, e questo lo facciamo in riferimento chiaramente alle nostre tematiche, coordinandoci con quelle che sono le realtà che da tempo si occupano di progetti di cooperazione con il Burkina Faso. In particolare abbiamo attivato un fondo, chiamiamo Matching Fund, che è un fondo che fa un effetto leva in cui lavoriamo con alcune regioni, qui posso citare la collaborazione attivata con la regione Veneto, con la provincia autonoma di Bolzano, con la regione Piemonte e con la regione Toscana, dove mettiamo a disposizione dei fondi e insieme alle regioni raddoppiamo quello fino a un massimo stabilito, raddoppiamo quella della dotazione finanziaria degli enti locali per poter finanziare le azioni territoriali proprio del territorio degli enti locali con i quali collaboriamo. E inoltre cerchiamo anche di stabilire dei partenariati che vadano al di là dei partenariati italiani, ma partenariati europei, e in particolare stiamo lavorando con la European Foundation Center per cercare di stabilire ancora più reti e relazioni proprio rispetto alla Burkina Faso. E cerchiamo, laddove possibile, di lavorare in raccordo con altre iniziative, proprio per promuovere lo scambio di informazioni e evitare chiaramente solo.
connessioni, favorire sinergie possibili, ad esempio questo lo stiamo cercando di fare, ad esempio con l'Istituto Economico del Primare, con la cooperazione svizzera e con altri enti finanziari. E quindi la guida dell'iniziativa delle fondazioni è chiaramente di operare, dove è possibile, tentativo di operare in cambi di sistema, quindi promuovendo tavoli di coordinamento, analisi e coordinamento continui nell'ambito dell'iniziativa per cercare proprio di capitalizzare e rafforzare la capacità degli attori che poi intervengono nel programma. Concretamente per sviluppare un coordinamento e una collaborazione anche al di là degli attori già coinvolti, proponiamo ad esempio dei seminari di riflessioni annuali che dovrebbero essere coorganizzati con altri enti e organizzazioni interessate. E, oltre al già citato fondo che mettiamo a disposizione. Per reagire ad alcune delle considerazioni fatte prima dal consigliere politico, volevo soffermarmi brevemente, visto che abbiamo appunto su tre punti, uno che riguarda l'importanza delle relazioni, la questione relazionale, ed è la ragione per la quale abbiamo messo in piedi ad esempio il fondo, il Matching Fund, è proprio per supportare quelle reti territoriali che sono presenti, che non rispondono a un sistema di cooperazione più classico, quindi quello degli ONG, che ha già dei canali suoi, ma che proprio possa dare delle risposte a quelle iniziative più spontanee. È vero che forse in quel caso non è indispensabile parlare di coordinamento di queste azioni, però sicuramente sapere e mettere a disposizione conoscenze che vengono elaborate da parte dei programmi a queste organizzazioni più spontanee, questo sicuramente sarebbe un valore aggiunto, poter dare delle informazioni e anche senza arrivare al coordinamento comunque sapere chi è dove, chi fa che cosa nel paese, ovviamente permette poi di creare delle sinergie che quindi vanno al di là di quello che quel tavolo di coordinamento che tutti auspichiamo per la PRGS, ovviamente in capo al Ministero, ma che sicuramente potrebbe permettere di sviluppare relazioni e fare azioni più concrete anche a livello micro. E questo ad esempio sicuramente quando veniva parlato, veniva presentata la proposta del blog, potrebbe essere una modalità, ma la questione effettivamente che veniva presentata prima, strutture in rete peer-to-peer, quindi pensavo ad esempio delle app, delle applicazioni, qualcosa di molto immediato che possa permettere di far entrare in contatto senza pretendere un coordinamento, comunque dei piccoli strumenti, ma che possono aiutare tutte queste realtà numerose che emergono anche dalla mappa. E un'altra considerazione, due considerazioni rilasciandomi a quanto presentato prima, è la questione fondamentale del ruolo della diaspora e l'importanza per noi, ma che ormai è sempre più condivisa da tutti, del lavoro su migrazione e sviluppo. Per noi è fondamentale effettivamente che gli attori della diaspora siano sempre più riconosciuti come interlocutori fondamentali nel futuro della cooperazione internazionale. E in ultimo, i modelli di intervento privato, società civile, comuni pubblici, che sembrano stati nominati dal consigliere politico Ciarlo, sono anche per il nostro programma degli ambiti di sperimentazione che stiamo provando, supportando l'associazione, collaborando con l'associazione Avverte per l'interattività nel pomeriggio, la sua azione, cercare di stabilire e di individuare delle piste di collaborazione proprio per lavorare insieme anche al privato. E questo quindi vorremmo riportare questa che è la riflessione in corso e il lavoro in corso fatto da Brer, e anche abbiamo iniziato una riflessione con l'autorità Paolo di Bolzano per introdurre delle azioni di sviluppo di lavoro con le imprese. Quindi concludo dicendo che come programma rispetto a Burkina chiaramente rimaniamo completamente in condizione e disponibili veramente per collaborare con tutti quelli che sono gli attori degli snodi e anche gli altri attori che non sono stati individuati come snodo ma che sono fondamentali nel quadro del sistema multinazionale. Grazie.